La Samp si salva al 90esimo con Eusepi, ancora lui dal dischetto per l'1-1 finale. Resiste il tabù notaresco, i rossoblu marchigiani che stavolta giocano un primo tempo inguardabile, non hanno mai vinto allo stadio Savini. Un buco alla rete ritarda di qualche minuto il calcio d'inizio. Mister Palladini conferma per 10 undicesimi la Samp delle prime due uscite. La novità è il debuttante Bois, preferito a Orfano sulla corsia di sinistra di difesa. Per Lulli c'è la prima panchina, nel notaresco si rivede Braccia e fa il suo esordio l'ex recanatese Quacquarelli. Proprio da questo asse nasce il gol degli abruzzesi dopo appena due minuti. Il sinistro, forte, rasoterra di Quacquarelli supera Orsini, battuto per la prima volta in campionato. La Samp non reagisce, all'11esimo Bartoli calcia dalla distanza, mentre il portiere della Samp risponde con un tuffo spettacolare. La prima nota di cronaca per gli ospiti al 25esimo, Cariota batte un corner, capitano Eusepi è tutto solo sul secondo palo ma colpisce male. Al 36esimo, occasionissima per la squadra dell'ex Evangelisti, il solito Sal protegge e lancia a Braccia, la palla alla fine arriva a Di Pasquale, conclusione smorzata dal ritorno di Chiatante e poi Orsini corregge in corner. Al rientro negli spogliatoi, Samp contestata dai 400 al Savini. Gli uomini di Palladini cominciano male anche il secondo tempo, al 53esimo i primi cambi fuori D'Eramo e Bois, dentro Baldassi e Orfano. Samp col 4-2-3-1, ma i rosso-blu ospiti non pungono. Palladini si gioca anche la carta Fabbrini, fuori Battista al 67esimo. La Samp chiede il rigore per intervento su Chiatante, ma l'arbitro non è d'accordo. Sale un po' di tono la squadra marchigiana all'80esimo, Fabbrini toccato duro, si fa male al suo posto, entra Moretti, il notaresco si rifà vivo con Ciutti. Finale accesissimo, Baldassi a terra in area, protesta ma l'arbitro fa proseguire, poi l'occasione sprecata da Cariota, all'89esimo però, gran giocata in verticale di Baldassi che pesca, Moretti atterrato. Cartellino giallo per Formiconi, il rigore in favore della Samp, Eusepi fa 1-1, ci sarebbe tempo per provare il sorpasso, 6 i minuti di recupero concessi ma finisce così e il pari per la Samp più brutta della stagione è oro.